Salve cari amici, ecco l'inizio, i preparativi per la partenza di questa bella avventura che ci porterà da Porto Torres sino al porto di Olbia. È stata sì, in parte programmata certo, ma la decisione è venuta un po' all'ultimo momento. Ci trovavamo lì dal giorno prima per fare un giro a Sentina all'Asinara e ci siamo detti, io e Lello, ma perché non ne approfittiamo visto che il meteo è abbastanza rassicurante per fare questa bella cosa? E lì dai, siamo andati e le signore ci hanno accompagnato a Porto Torres da Fiume Santo, dove eravamo a passare la notte. Abbiamo fatto se un po' di spesa, se non riesco ad aggiungervi ci vediamo a Olbia, perché eravamo già a due Ciao. Minuti che dormivamo lì in tenda a Fiume Santo, e per cui si è partiti molto entusiasmo, sapendo di affrontare una prima parte forse un po' più monotona. Ovviamente parlo della bella Plattamone e Marina di Sorso, ma magari non accattivante come le zone con scogli eccetera. È stato comunque bello vedere tutto quello dal mare. Per me aveva la partenza anche simbolica, perché sono partito in pratica quasi di fronte all'Istituto Tecnico Nautico. Ciao Piero! Dove ho preso il diploma di maturità. Insomma, una cosa che mi faceva piacere. Siamo partiti, il primo tratto, ripeto, è stato tutta la costa di Plattamona, che sinceramente abbiamo trovato più carina di quello che ci aspettavamo, anche vista dal mare, e abbiamo proseguito con curiosità e con un mare tutto sommato buono sino a Castelsardo. Adesso godetevi le immagini e poi ci risentiamo. Bellissima, ecco la vista bellissima di Castelsardo e poi della simpatica spiaggetta subito dopo, dove abbiamo passato una bella notte. Bene, si riparte sempre presto in direzione Cala Sarraina, che in pratica è una spiaggia subito dopo Costa Paradiso. Adesso ci attende un bel tratto che tutte le bellissime spiagge di Badesi, continuando sino alle parti all'Isola Rossa, dove abbiamo trovato una bella spiaggettina poco prima e fatto poi una sosta in spiaggia per una birra. Abbiamo continuato su delle bellissime cale, il mare è buono, scogli, gincane bellissime, perché io apprezzo molto questi. Siamo fermati a Tinnari, che è una delle spiagge che adoro, e poi a Ligossi, piena di gente in questo periodo, quindi fruibile solo per un bagno ai margini della spiaggia. Il prosieguo è sempre stato bello, caratterizzato da rocce rosse, da isolette, da gincane tra le rocce, acque limpide, eccetera eccetera. Riparte sempre presto, questa volta da Cala Sarraina andiamo a Montirusso. Il percorso è corto, ma non volevo assolutamente privarmi della bellezza di Montirusso, non volevo solo passarci.
In realtà probabilmente, visto il meteo, avremmo dovuto tirare dritti e andare a Renna Maiore quando il mare era ancora buono, però veramente mi dispiaceva saltare Montirusso, per cui siamo andati a Montirusso, siamo arrivati per l'ora di pranzo, siamo stati tutta la sera lì, ci siamo goduti questa splendida natura e poi da lì abbiamo fatto domani mattina, siamo andati a Renna Maiore. Questo è stato anche questo un bel tragitto, è stato un bel tragitto perché abbiamo passato tutta la costa di Portobello, molto carina, c'eravamo un po' di mare ma comunque godibile, poi finalmente siamo andati al riparo a Vignola, abbiamo fatto una sosta per farci un bagno e fare un po' di spesa in un supermercato lì vicino. Ecco, però poi finalmente a Montirusso. Montirusso niente, mi piace tantissimo, ci è piaciuta tantissimo, ci siamo sistemati in un angolino riparato dove abbiamo potuto montare le tende senza grosse difficoltà, insomma il vento era già tanto e quindi c'era già un po' di risacca, quindi abbiamo preferito stare lì e partire domani presto. Veramente bella Montirusso, mi piacerebbe ritornarci. Ecco, la permanenza a Montirusso è terminata, bellissimo veramente. Adesso ci dobbiamo spostare dalle prime ore del mattino a Renna Maiore perché il meteo da due giorni di maestrale forte, quindi approfittiamo delle proprio la prima ora alle 7 del mattino per fare quei 6 km che ci separano dalla nuova meta e dove sicuramente stazioneremo un paio di giorni. Sì, è andata bene il trasferimento, peccato che proprio all'arrivo c'era una risacca fortissima sulla spiaggia, non avevamo comunque scelta, abbiamo affrontato al meglio la questione, però entrambi siamo stati scappottati e comunque insomma chi ha perso il cappellino, chi ha perso qualche altra cosetta eccetera eccetera, ma qualche dolorino riportato da dall'ello, ma alla fine ce la siamo cavati, dai, abbiamo tirato su a secco i kayak e ci siamo preparati per goderci in questo spettacolo della natura che è Renna Maiore, specialmente sotto i colpi del maestrale. Niente, si stava bene, c'era gente in spiaggia, tanti bagni, un chioschetto che ogni tanto ci dava ristoro con un po' di musica la sera, non a tarda ora per fortuna. Poi da lì abbiamo approfittato anche per fare una visita al paesetto vicino a piedi. Lì abbiamo acquistato un po' di viveri, ci siamo bevuti qualche birretta fresca, una pizza per pranzo eccetera eccetera, ma in linea di massima cucinavamo lì. Come potete vedere Antonello, ma anche io, ci siamo divertiti a buttarci sopra le onde. Niente, molto bello, perché dire, sì, è stata un'interruzione, ma è stata una bella interruzione. Eravamo in una spiaggia bandiera blu 2022, che era di che lamentarsi, dicono. Attendiamo con pazienza la ripartenza.
Abbiamo approfittato anche per fare un piccolo trekking nei dintorni, veramente carino, un sentierino non molto difficile ma che offriva panorami stupendi che sicuramente prosegue verso Montirusso. Non avevamo diciamo le scarpe adatte per proseguire, quindi ci siamo gustati almeno un primo pezzo di un paio di chilometri. Siamo disperati, abbiamo fame, non riusciamo ad andare via da qua. Diglielo anche tu. Un postaccio ragazzi. Qua è veramente drammatica la situazione. Siamo sequestrati, abbandonati in questo postaccio pieno di sabbia che ti ci infila anche nel. Sì, molto nel. Ed è drammatico, dobbiamo sacrificare ancora una giornata. Quindi mangiare così alla carlona, che ne so, dormire male, al ghiaccio, malissimo. Però siamo degli uomini duri, accettiamo qualcuno che ci venga a trovare anche sabato, vi diremo dove ci fermiamo, perché sabato non si potrà navigare ma non saremo più qua, magari con una bella teglia di pasta al forno. Poi anche la parmigiana. O anche la parmigiana. Chi ha orecchie intenda. Va bene, noi vi aspettiamo sabato sera per una cenetta in spiaggia, dovunque noi siamo. Un saluto a tutti, ci mancate tanto. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao. Finalmente lasciamo Rena Maggiore, c'era ancora un po' di risacca ma affrontabile, insomma siamo partiti, al largo il mare era buono, siamo arrivati a Capotesta che è come sempre splendida, abbiamo fatto il bagno in una delle sue calette indimenticabili e abbiamo continuato tra quello spettacolo di graniti che veramente lascia senza fiato. E lì ho avuto la bella sorpresa di fermarmi nel massiccio roccioso La Marmorata, deturpato da quella costruzione edile, quel residence bruttissimo, però il massiccio roccioso ha tenuto tutto il bello che aveva. Era veramente meraviglioso, formazioni rocciose, funghi, sembravano dal mare dei funghi, ma non erano altro che delle forme di granito. Caverne, piattaforme lisce, tonde, che canali di acqua stupenda dove fare il bagno. Bisogna ritornarci alla Marmorata e quelle zone lì. Comunque tutto il tratto di costa che ci ha portato da Rena Maggiore a Porto Pollo, compresa la Valle dell'Erica, anche se lì è più urbanizzata, era comunque bello. Sono veramente contento di aver fatto anche quel tratto con un mare decente che ci permetteva di godere appieno delle bellezze della costa, insomma. E lì si è arrivati a Porto Pollo. A Porto Pollo siamo arrivati presto, nonostante avessimo fatto tanti chilometri, e invece di andare alla spiaggia vicina, quella riparata, diciamo, dove c'è meno vita, dove poter passare la notte per nuotare, considerato che domani sabato non si navigherà sempre per il ritorno del forte maestrale. Abbiamo passato una giornata a Porto Pollo, lì l'ambiente è diverso, belle spiagge, bella gente, tanti giovani, tanti locali, tanti surfisti, velisti,
eccetera, un ambiente diverso, anche questo ci vuole, fa parte del viaggio, insomma, no? Una birretta fresca, eccetera, eccetera. Io ho avuto veramente una gradita sorpresa, ho incontrato un vecchio collega, vecchio sono io, un giovane collega di lavoro che ho conosciuto all'Assunzione e che lasciai quando sono andato in pensione, insomma. Mi ha fatto veramente piacere, ci siamo bevuti due birre, abbiamo fatto qualche passo indietro nei nostri ricordi, insomma. Grazie Maurizio, mi ha fatto piacere incontrarti. Continuiamo comunque a guardarci queste immagini stupende, queste che vedete adesso sono quelle che dicevo prima alla Marmorata, veramente belle, ma belle belle, belle, meravigliose. Buona visione. Bene, siamo arrivati, come dicevo prima, a Porto Pollo, siamo andati nella una spiaggia un po' più in giù, più tranquilla, meno movimento, non c'è casino, non c'è tanta gente allora giornaliera, però la notte è tranquillissima. Qua abbiamo passato una giornata in più perché è fermo, perché c'era un maestrale molto forte. È stata una cosa bella, siamo stati raggiunti dalle mogli e dalle amiche, Gina, Monica, poi ci ha raggiunto anche Giovanni che si è unito a noi per continuare la spedizione. Graditissima compagnia, hanno dormito con noi, abbiamo bisbocciato, ci hanno portato tante leccornie, è veramente una gradita sorpresa. Qua ripartiamo tranquilli con un mare ottimo per riscoprire altre parti, nel mio caso che conoscevo già perché avevo fatto in senso diverso qualche anno fa. Comunque non ci si stanca mai di rivedere questi posti, quindi parlo di Punta Talamone con le sue spiaggette, con le sue formazioni rocciose tipiche della Gallura, quindi bellissime, e poi Capo Sardegna, un cappatina prima alla spiaggia di Cala di Trana, sempre bella, con pochissima gente, un bagnetto e poi via. Poi abbiamo doppiato il faro, siamo passati a Palau, piccola sosta in una spiaggia vicina al campeggio Baia Saraceno, abbiamo approfittato per bere una birretta fresca e riprendere il cammino, insomma, sempre bello. Abbiamo costeggiato Capo d'Orso, superato il faro, devo dire che tutto quel tratto è stato un po' impegnativo, non tanto per le condizioni del mare, ma il grandissimo traffico di imbarcazioni rendevano antipatico il passaggio lì per il moto ondoso continuo e non costante, insomma è tipico di questa stagione. Comunque poi i soliti gommoni, spesso maleducati, che non si curano di chi hanno accanto e passano velocissimi lì a pochi metri dal kayak, insomma
ricevendo i soliti improperi, insomma. Comunque questa fa parte del gioco, è stato molto bello tutto questo tragitto qua, le saline abbiamo trovato una spiaggia anche lì appartata dove abbiamo pranzato. Lì siamo stati raggiunti dalle mogli e dalle amiche che intanto mentre noi remavamo giravano per la costa e quindi hanno pensato bene di chiamarci e di unirsi a noi per pranzo, insomma. Niente, molto bello, tutta la zona è molto bella e poi insomma il costa a costa ci ha portato a arrivare nella zona chiamata Tremonti, che è tra Baia Sardinia e Calabitta di fronte a Camigione, dove ci sono delle bellissime spiaggette dove abbiamo pernottato prima di affrontare l'altra parte del viaggio. L'altra parte del viaggio ci portava a questo punto verso il Golfo Aranci. Abbiamo deciso a un certo punto di non passare, abbiamo fatto ecco le isole di Nibari, molto belle, abbiamo tagliato è vero il Pevero, ma in compenso abbiamo costeggiato e fatto il bagno alle isole di Nibari, Nibani, molto carine. Poi li abbiamo continuato su un costa a costa all'altezza del Romanzino, anche lì un'altra scelta strategica, non fare costa a costa lungo la spiaggia Romanzino, la spiaggia del Principe, Capricciole eccetera, da noi ben conosciute, soprattutto in questo momento piene di gente, quindi non appetibili alla vista, insomma, a parte il pericolo delle barche, gommoni eccetera, che lì c'è una frequenza insomma enorme, per cui abbiamo tagliato, abbiamo potuto ammirare invece le bellezze di Mortorio, delle camere di Sofi. Da lì un altro taglio, non tanto per risparmiare strada, bensì per evitare un altro punto pericoloso che poteva essere gli muscoli tra Sofia e Punta Volpe, che in questo periodo ha un traffico molto molto alto e quindi un pericolo per noi camionisti. Abbiamo preferito tagliare verso il Golfo di Marinella con spazi più ampi e quindi la possibilità di gestire al meglio quel passaggio lì. Che dire, dimenticavo una cosa importante, ma mentre eravamo verso la Cala Liccia, quindi a nord del Romanzino, abbiamo avuto un'altra gradita sorpresa, si è unito a noi l'amico Angelo, l'amico Angelo con cui abbiamo subito trovato la quadra, insomma, no? Si è continuato in quattro, anche lui graditissima sorpresa, si è presentato con delle birre freschissime e non gli abbiamo dato il tempo di scaldare, ecco, ce le siamo goduti nella prima spiaggetta che abbiamo trovato. Insomma, tutto molto bello, Angelo si è inserito molto bene, ha tenuto il ritmo, era la sua prima uscita col nuovo kayak e quindi era pieno di entusiasmo ed era un piacere insomma stare insieme. Quindi da tre questa volta siamo diventati quattro. Quindi dicevo, niente, a questo punto abbiamo dormito in una spiaggetta, viene chiamata la spiaggia delle tartarughe, subito dopo Cala Sabina, piccola, carina, silenziosa come piace a noi, e insomma, abbiamo passato anche lì una buona notte e poi abbiamo potuto proseguire il viaggio in direzione di Olbia, insomma. Anche lì con delle soste, Calamoresca, splendida come sempre, lì abbiamo visto i delfini lì vicino, insomma, e poi abbiamo continuato il viaggio costa a costa con qualche stop in qualche spiaggia, Cala Sassari, lo Squalo vicino a Pitulungo, eccetera, e poi ragazzi siamo arrivati ad Olbia al porto turistico, con una bella sorpresa, oltre alle nostre mogli c'erano le nostre amiche, i miei nipotini, amici, insomma, un bel benvenuto che avrete occasione di vedere nelle immagini finali. Anche durante il passaggio al
Alfaro, abbiamo avuto lì la fortuna di incontrare il nostro carissimo amico pagaiatore, il nostro caro Sandro, che era lì per caso, ha visto dei kayaker, si è immaginato potessimo essere noi e si è avvicinato, ecco, con lui abbiamo condiviso le gioie del rientro. Bene, buona visione, a presto.
ragazzi, ci troviamo a Olbia, qua ad accogliere i campioni Lello e Piero. Sono arrivati i loro amici di Pagaia. Alziamo le mani, ragazzi, Pippi, Piero e Lello e tutti! Che abbiamo appena passato l'imboccatura del porto di Superiore, quindi ci stiamo avviando al punto di arrivo, che è una spiaggettina, diciamo spiaggettina un po' esagerato, diciamo un pezzo di costa con un po' di sabbia, che dopo un paio di metri dà sul muretto di recinzione del parcheggio del porto, quindi posto pratico per arrivare, scaricare il kayak e imbarcarli direttamente in macchina, come potrete vedere tra un po'. Questi video stati fatti dagli amici che ci aspettavano a terra, parlo di Gianni, di Monica e di Monica, ovviamente c'era anche Ivette, Gina e i miei nipotini Andrea e Anna, oltre che mia moglie Anna Rosa. Ecco,
Siamo arrivati, Gianni è velocissimo. Gianni, Giovanni ha già messo tutto. Ecco le nostre madrine. Gina che ci ha atteso qua e ci ha confortato. Anna Rosa, la consorte che mi ha assistito e mi è stata vicina. Ecco i grandi nipotini che non vedevano l'ora di vedere il nonno, vero? Bene, e là abbiamo il grande, il mio socio, l'Antonello, che con i vet carica. Come vedete là c'è Angelo, arrivato a Cala di Volpe, che ci ha fatto compagnia con delle birre freschissime, oltre che piacevole compagnia. I kayak sono qua, tutti lavorano per risolvere il problema. Monica, i vet ci hanno portato da bere, ci hanno dato sostegno, morale. Eccoli qua, tutti al lavoro, tutti al lavoro. Gianni, Ivette, Angelo, bene, grazie, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, siamo arrivati. Un brindisi tutti insieme, ragazzi, un brindisi. Salute a tutti quanti, alla prossima tutti insieme. La prossima volta ci saremo anche noi. Salute!